I sindacati dei trasporti di Termoli hanno chiesto un incontro al sindaco e all'assessore comunale per discutere dell'affidamento decennale del trasporto pubblico locale alla GTM. Filippo Amisano. I segretari regionali di Filt, CGL, Faisa, Cisal e Wilt hanno scritto al sindaco di Termoli e all'assessore comunale trasporti per chiedere un incontro in merito all'affidamento decennale del trasporto pubblico locale termolese alla GTM. Venuti a conoscenza che la società, dopo aver esercitato il diritto di prelazione in qualità di impresa proponente del project financing del servizio, nei giorni scorsi ha sottoscritto con il comune di Termoli il contratto per l'affidamento decennale della nuova gestione del trasporto pubblico comunale, hanno scritto in una nota congiunta, la GTM, in base a quanto previsto dal codice degli appalti, si è conseguentemente impegnata ad adempiere alle obbligazioni contrattuali e retributive da riservare al personale dipendente che espleterà il servizio di trasporto pubblico locale. Per questo, sottolineano le organizzazioni sindacali, si rende necessario un incontro al fine di approfondire e dirimere questi aspetti.